Ciao, sono sempre Boscio Fans. Oggi vi farò una pasta internazionale, una pasta che vi farò liccare pure l'ugna. Allora vi farò della pasta con le triglie, col pomodorino, poi andiamo a vedere gli ingredienti che ci vogliono. Prima di tutto occorre la pasta. La pasta qua prima luce, fratelli Gallo, ecco qua. Ci sono varie formate, vedete? Però io ho scelto quella che è più adatta. Spaghetto quadrato, lo vedete qua? Spaghetto quadrato. Trafilata al bronzo, lo sapete perché a bronzo? Perché il bronzo è a tipo ruvido, per pigliarsi tutti i sapori di qualsiasi cosa, o pesce, o carne, quello che è. Però io faccio sempre pesce, si assorbisce tutti i sapori del pesce. Ora andiamo a vedere gli altri ingredienti, ok? Dicevo gli altri ingredienti, allora che sono? Prima di tutte il mio cavallo di battaglia, lo pigiosino, che questo non va a mancare mai. Poi prendiamo, bastano tante di pomodorini, tanto per pozzare la russuria. E poi una cosa che gli darà il gusto, il tocco, la mentuccia, ok? Ora andiamo a prendere l'altro ingrediente, ok? Allora, l'altro ingrediente sono la cipolla. Io ho scelto questa dorata perché ci va questa, perché ci sono altre tipi, però ci va questa di qua. Lo vedete? Quella dorata. Poi ovviamente ci va l'aglio. L'aglio. La mollica, ok? Ok, che è importantissima. La triglia, ok? Questa anche che è più piccolina non fa niente, ok? Basta che è fresca, ok? Che poi verrà spellettata. Ok, basta, Luciano. Okay. Grazie Luciano per le triglie. Prego. Allora, questa prima di tutto si deve spellettare per fare la pasta. Si prende così, si levano le squame, ecco così, facciamo così, facciamo così. Vede, vede, così. Poi dobbiamo vedere se c'è qualche spina, la dobbiamo ammalevare perché vanno a essere belle nette di resina, come si dice. Una di così e una così, così, vede qua, si leva la resca e qua resche non hanno più, io ne faccio uno, poi gli acce, poi se ne parla. Andiamo alla pitanza. Allora, prima di tutto che cosa occorre? La padella, prima di tutto gli mette un filo d'olio d'oliva vergine, così. Poi gli mette due cespecchiette d'aglia di questo, nico, lì dentro la padella, poi mezza cipolla di questa, quella dorata, appena aggancia tutte cose che vedete che diventa aggancia, voi ve ne accorgete dell'odore di runneghe. Quindi gli mettete le spillette di ciglie, mettete gli e li facete cuocere per 10 minuti. Dopo 10 minuti, quindi gli mettete un po' di pomodorino di questo, tutto tagliato a pezzettine. Poi gli portate pure un po' di mentuccia, poco poco. E un po' di passola e pignola e face cuocere per 10 minuti, così, lentamente, lentamente. Se asciuga c'è sempre l'acqua della pasta, perché la pasta voi lo sapete, pimeluci, fratelli Gallo, quello che non scuoce mai, la meraviglia del mare. Ecco qua, io preferirei spaghetto quadrato, trafilato a bronzo. Bronzo vuol dire tipo che si assorbe tutti i sapori della triglia del pesce. Ecco qua. Vedete che bello? È ruvida, la vede? Ruvida, apposta per assorbire tutte le cose. Appena bolle, che qua se la pasta è cotta, dentro la padella. Nasce due minuti, nasce poi che cosa ci vuole? Lo pigiosino, lo mettete qua e lo facete tutto. Ta-t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 a-
stata in zona patente. E la musica atturrata, ok? La mettete un po' alla patente e la facete atturrata e ci mettete di sopra. E mi raccomando, pasta prime luci, fratelli gallo, spaghettone quadrato a bronzo. Bronzo, le lo dico di nuovo, per assorbire tutti i sapori, ok? E bene l'acquolino bocca. Ok. Vi voglio bene. Alla prossima.